L'Olanda è la patria del calcio totale e negli ultimi anni la fucina di talenti Orange sta tornando. Parliamo del capitano della squadra, Toon Koopmeiners, centrocampista, trequartista e difensore centrale. Le sue caratteristiche sono incredibili, poiché può essere impiegato in qualsiasi ruolo centrale del campo e unisce la capacità di segnare a quella di gestire i ritmi della propria squadra. Classe 98, nativo di Amsterdam, Koopmeiners muove i suoi primi passi calcistici nella ZA Alkmaar, dove inizia a giocare a soli 11 anni. Solitamente, quando parliamo di un futuro crack del calcio, ne descriviamo un'ascesa inesorabile fin dalle categorie minori. Per Koopmeiners, la scalata nel calcio dei grandi è stata però difficile e, come ammesso dallo stesso ragazzo in un'intervista, ha avuto dei momenti in cui è stato a un passo dall'abbandonare tutto. Dopo tutta la trafila delle squadre giovanili nella ZA Alkmaar, Koopmeiners fa il suo esordio nel 2017 contro il Feyenoord e oggi, a 22 anni, è il capitano del club che lo ha cresciuto come una seconda famiglia. Il carattere e la perseveranza sono due caratteristiche che non mancano al ragazzo olandese. Prendendo in esame i dati statistici di questa stagione, il profilo che tutti gli scout calcistici comporrebbero di Koopmeiners è quello del classico centrocampista avanzato, dalle spiccate doti offensive. Ma c'è molto di più nel gioco del nuovo talento olandese. Ha collezionato in questa stagione 33 presenze tra Eredivisie ed Europa League, 16 gol, 2 assist e 83,8% di passaggi riusciti, coronati con 6 premi come Man of the Match. La percentuale sui passaggi è molto interessante se la andiamo a contestualizzare con l'utilizzo del ragazzo fatto da parte di Pascal Janssen. Il tecnico olandese l'ha utilizzato principalmente come centrocampista centrale, ma ha sfruttato le sue qualità anche nel ruolo di mediano metodista e di difensore centrale. Oltre alla duttilità e a un'ottima fluidità di corsa, Koopmeiners ha anche grandi qualità di tecnica individuale. È il gestore dei ritmi di gioco della propria squadra, con il 67,9 passaggi medi a partita, ed è capace di alternare passaggi lunghi, 5 di media a partita, e anche i pass, 1 a partita, nella zona di rifinitura. Inoltre, nonostante la grande mole di gioco che passa dai suoi piedi, la percentuale di controlli sbagliati a partita è irrisoria, siamo solamente a 1. A livello offensivo, i 16 gol realizzati non rendono totalmente la sua polivalenza. Grazie alla sua grande capacità aerobica, riesce a unire una costante presenza a livello difensivo alla possibilità di inserimento nell'area avversaria. È uno specialista delle punizioni dirette, arma con la quale riesce ad aumentare la sua pericolosità offensiva. Inoltre, è molto forte nel colpo di testa, grazie al quale domina in entrambe le aree di rigore. A livello difensivo, fa intravedere ampi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista delle scelte. Le qualità di palleggiatore non si possono discutere, però il ragazzo paga molto l'esuberanza della sua età. Predilige l'aggressione continua dei propri avversari, finendo in alcuni casi per essere facilmente letto e arginato grazie a una rapida circolazione palle. Oggetto del desiderio di mezza Europa, anche le squadre italiane hanno messo gli occhi sul talento olandese. Fiorentina, Roma e Napoli monitorano la situazione da un paio di mesi, ma è notizia di questa settimana che anche l'Inter starebbe sondando il terreno per Koopmeiners. Se il suo futuro sarà in Italia, ripercorrerà le orme di uno dei giocatori a cui più assomiglia per caratteristiche tecniche e mentali. Kevin Strootman.